Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio. Dunque, l'ultima volta che ci siamo sentiti hai citato come rischio principale per i mercati appunto un'inflazione un po' più strutturale. A tuo avviso, dopo i numeri che abbiamo visto oggi, soprattutto per quanto concerne la zona euro, si sta materializzando, ecco, questo rischio? Diciamo, se si vuole guardare il core, inflation è ancora all'1,9 con headline a 3-4. Diciamo che potrebbe essere ancora ok. Il problema è che tutte queste cose sono piuttosto backward e che, diciamo, backward looking. Diciamo che quello che i banchieri centrali stanno continuando a dire è che le pressioni inflazionistiche sarebbero temporanee. Quello che però vediamo noi invece è che questo non è fondamentalmente vero. Con qualsiasi azienda tu parli in questo periodo, non si vede, quello che esce è che non si vede nessun tipo di price abatement nei fattori produttivi. Quindi magari hanno ragione i banchieri centrali, ma magari no, nel senso che non si vedono proprio all'orizzonte decrementi di prezzo, ed è grave perché certe cose come ferro, plastiche, così hanno avuto incrementi di prezzo dall'anno scorso del 300%, quindi non vedere nemmeno che scendano da qui dopo una salita di prezzo così rapida lascia un po' esterrefatti. Devo dire che Powell al convegno di 2 giorni fa, dove c'erano tutti i banchieri centrali, ha mostrato un certo realismo e ha detto una frase sulle pressioni sui prezzi dicendo "if anything is getting worse", che non è esattamente quello che la Fed si aspettava. Dalla parte europea invece Christine Lagarde sembra vivere in un mondo tutto suo, per cui c'è un banchiere centrale che dice che la decarbonization avrà effetti depressivi dell'inflazione, non so che libro sta guardando, ecco, onestamente. E dunque l'argomentazione di Christine Lagarde per quanto concerne, ecco, l'inflazione, a suo avviso naturalmente transitoria, addirittura sui livelli del 2019, i livelli pre-pandemia, il che vuol dire sotto i target della BCE, è credibile? No. Oltretutto, secondo me, la ECB si è messa in una condizione proprio sbagliata, nel senso che, come hai detto tu, il target che prima era slightly below 2%, adesso è simmetrico 2%, come un po' come quello della Fed. Ma quello che loro hanno fatto per comunicare se alzare i tassi o non alzare i tassi è descrivere un trend dell'inflazione che è quello appunto che devono osservare per alzare i tassi, e cioè diciamo i criteri che l'ECB userebbe sarebbero che le aspettative dei prossimi 2 anni di inflazione siano il 2%, e che non solo che l'actual inflation sia il 2% target simmetrico, ma anche che le aspettative siano il 2% per 2 anni di fila, e che anche al terzo anno dopo l'actual inflation, al terzo anno dell'orizzonte di stima, l'inflazione non vada stabilmente sotto al 2%. E facendo così, programmaticamente, si sono messi behind the curve, perché quello che ti stanno dicendo è: alzo i tassi solo se l'inflazione è andata. Secondo me questa roba qui è un errore proprio da school book, e quindi, cioè, tenderei a non guardarla tanto questa cosa, perché credo che l'ECB sarà behind the curve quando alzerà i tassi. Quello che si può vedere infatti è che nelle stime dei 5 anni forward dell'inflazione, cioè la cosa che si guarda in America, la differenza tra i TIPS e il fisso, dall'annuncio di questo target e di questa guidance sul rialzo dei tassi, l'aspettativa di inflazione tirata fuori dal mercato è salita di 50 basis point a 1,90. Perché? Perché c'è questo inghippo, secondo me, non solo teorico ma anche pratico, di essersi messi a aspettare di alzare i tassi solo dopo che l'inflazione è salita e stabilmente rimanga alta, ok?
che secondo me è una cosa abbastanza assurda. E dunque, giusto per capirci, per quanto concerne sempre l'inflazione core, che esclude magari diciamo i materiali un po' più volatili, come per esempio il prezzo dell'energia, però stiamo assistendo a tutti gli effetti ad una crisi energetica, nonostante con l'intervento del governo le bollette saranno comunque in forte aumento a partire da ottobre. Che cosa ci indica per quanto concerne la transitorietà dell'inflazione? Se si guardano gli input tipo il gas, si vede che le curve forward fino a maggio dell'anno prossimo non scendono, quindi anche lì la transito bisogna anche un po' mettersi d'accordo su che cosa sia qual è il termine temporale di transito, cioè a cosa si riferisce transitorietà. Io dico una cosa, che dico che se non si fa niente non se ne va da sola. Quindi non so, ripeto, non capisco. E mi pare che i problemi di supply chain non rientrino a breve, non possano rientrare a breve. Quindi che sono problemi che diciamo sono esplosi per una serie di fattori. Quindi non lo so, io non sono molto d'accordo su quello che sento in giro, e credo che anche Powell si renda conto, è stato il primo banchiere centrale a dire: forse non sta andando esattamente come pensavamo. E infatti diciamo, la cosa che ci sia tapering, o che comunque vengano sospesi gli acquisti, è abbastanza ormai risaputa. Io vedo un problema sulle curve dei bonds, perché se l'inflazione non va via, le curve dei bonds sono sbagliate, sono troppo in basso, e questo ha un riflesso anche ovviamente sull'equity. Sull'equity poi ci potrebbe essere un altro problema, del fatto che se c'è inflazione agli input e non riesce a passare gli aumenti di prezzo ai consumatori, scendono i margini, quindi scendono gli utili. Anche lì è una posizione che è diciamo potenzialmente fragile, almeno per certi settori ovviamente. Infatti adesso vorrei focalizzarmi un po' sui mercati. Stavi appunto citando le curve dei rendimenti. Attualmente il decennale USA si trova ad 1,48. Questa settimana bisogna dire che abbiamo assistito ad un rialzo appunto dei rendimenti dei titoli di Stato, non soltanto negli Stati Uniti, anche qua in Europa. Particolarmente citiamo il decennale USA perché comunque si è confermata questa correlazione, e cioè rialzo dei rendimenti del decennale e ribasso del Nasdaq. Appunto, come potrebbe cambiare la performance dell'equity un possibile rendimento vicino al 2%, che non è un scenario impossibile a questo punto? È una bella domanda, nel senso che normalmente di fronte a questo tipo di andamenti dei tassi, che salgono perché la ripresa economica è forte e c'è anche inflazione, bisognerebbe andare sui titoli ciclici, perché sono quelli che hanno pricing power e che beneficiano la ripresa economica. Il problema è che in questo caso molti titoli ciclici non possono nemmeno produrre i beni da vendere, perché c'è il blocco della supply chain, e quindi non saprei, cioè non credo che tenderei a pensare che non so se ci sarà un settore che ti ripara in termini di relative performance magari, ma se salgono i tassi e salgono anche in maniera veloce, il mercato azionario non può salire, questo è poco ma sicuro. Dunque volevo capire, perché nel senso è partito già da qualche giorno una rotazione settoriale, poi abbiamo visto che nel mese di settembre, anzi nel terzo trimestre, i titoli energetici, in particolar modo il settore, il comparto energetico, sia negli Stati Uniti che anche qua in Italia, sì, Piazza Affari, ha performato molto molto meglio rispetto al tech, cioè prendiamo qualsiasi altro settore. Credi che questo trend possa continuare? Sì, lì c'erano due cose che si sono sommate. La prima è tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso, quindi che le persone, gli investitori, cercano di andare sui settori più ciclici, e l'oil è il settore ciclico, uno dei settori ciclici per eccellenza, e quindi hanno investito lì. La seconda cosa è che comunque c'era veramente un positioning estremo, che è il trade un po' dell'epidemia, che era da lunghi tecnologia e un po' più corti dei settori ciclici, eccetera, eccetera, e credo che ci sia anche stato un po' di repositioning, soprattutto sull'oil, devo dire, perché
altri settori ciclici magari erano più rappresentati. Giusto per dare un'idea, perché sennò non si capisce di che cosa stiamo parlando, il contratto future sul natural gas in Europa un anno fa stava a 5, adesso sta a 100 e ieri è salito di 10, che sono, è una mossa in valore assoluto che è uguale al doppio del valore del contratto di un anno fa. Cioè stiamo parlando di incrementi di prezzo di alcune materie prime che sono stellari, cioè parliamo di per 20, okay? Quindi noi monitoriamo altri prezzi, tipo quello del ferro, il ferro ha fatto più 300%, cioè ci sono delle cose che, ripeto, io mi auguro che i banchieri centrali abbiano ragione, ma penso che non ce l'abbiano. E dunque, solo per capirci, visto che comunque è iniziato questo reflation trade, se vogliamo chiamarlo così, ovvero un trading legato anche, considerando sempre le pressioni inflazionistiche a rialzo che sembrano che diventino, anzi almeno sembra per il momento che diventino sempre più presenti, rimanete, come dire, bulls o bears a livello di equity? Non siamo bullish. Siete bullish, dunque... No, non siamo bullish. Ah, ok, quindi potrebbe esserci una correzione? Mm-hmm. Vi state riferendo agli Stati Uniti o Europa? No, in generale. Ok, dunque guardando il vostro report, stavate citando naturalmente alla fine dell'obbligo di non distribuire i dividendi per quanto concerne sempre le banche europee, questo era obbligo legato naturalmente alla pandemia, ora non c'è più questo problema, da oggi naturalmente... da questo trimestre riinizia la distribuzione dei dividendi. Il vostro top 3 in Italia è Intesa San Paolo, Anima, Mediobanca, Banca Mediolanum e Bami. Ci potresti spiegare perché diciamo che quello è stato semplicemente abbiamo ricapitolato cose pubbliche, diciamo, più o meno, cioè quali sarebbero stati i dividendi che le banche in parte hanno anche già deliberato e che possono venire distribuiti da quando è scaduto il ban dell'ECB sulla dividend policy. E quello che hai detto tu è solamente la classifica in termini di rendimento, no? Cioè rispetto alle delibere dei consigli, quindi più che essere una cosa che diciamo noi è una cosa che hanno detto le società e che noi abbiamo cercato di ricapitolare in una tabella che dove ranchiamo i titoli per dividend yield. Ovviamente le banche quotate avranno tutti una grande discrezionalità, perché qui si stanno accumulando i dividendi 2019 che non sono stati pagati nel 2020, i dividendi 2020 e eventualmente gli anticipi dei dividendi 2021, quindi è del tutto possibile che qualche banca possa decidere di distribuire delle cifre cospicue di dividendo, dopodiché poi gli investitori fanno sempre conto, secondo me, del dividendo che è sostenibile, no? Non del fatto che quest'anno è un anno un po' particolare per cui si cumulano gli effetti di 2-3 anni. E secondo me sulle banche poi peserà anche vedere quanta della parte che è stata congelata durante la pandemia per i vari provvedimenti, no, di garanzia eccetera eccetera, quanta di quella parte lì decadrà in sofferenza. Per adesso sembra andare abbastanza bene, però sono onde un po' più lunghe, quindi credo che i dividendi futuri delle banche terranno conto anche del tasso di deterioramento dei crediti, no? Quindi sì, quest'anno ci sarà una specie di lautacena, ma poi si guarderà il dividendo sostenibile durante un anno tipico, ecco. Però dunque tutto sommato rimanete concentrati sul comparto bancario per quanto riguarda Piazza Affari o meno? No, non abbiamo una particolare inclinazione. Il problema è che adesso è difficile dire, perché se succede che riprezza la curva dei tassi verso l'alto, è vero che ci sono dei business come quello bancario che potrebbero beneficiarne perché si ripidiscono le curve, però è anche vero che da un punto di vista del, e questo parlo del business aziendale,
è un po' più difficile valutare l'effetto sulle azioni, perché potrebbe, cioè il fatto che i tassi si muovano in maniera, già se si muovono in maniera ordinata verso l'alto rispetto a una mossa veloce verso l'alto, cambiano le cose. E poi bisogna vedere dove si fermano, nel senso che adesso, guardando l'ultimo anno, i rendimenti dei BTP sono raddoppiati, sì, ma da 0,5 a 0,8 non fa nessuna differenza. Il problema è quando si cominciano a spostare a un livello tale anche i tassi a breve, per esempio, per cui diventano un'alternativa di investimento al cash o alle azioni. Ecco, lì bisogna vedere dov'è il punto di equilibrio, e per adesso i tassi a breve sono fuori dal mondo, cioè noi abbiamo inflazione al 3 e va bene, aspettative al 2, in certi paesi ci sono aspettative un anno di inflazione come in Inghilterra al 5,8, quelle a 5 anni in Inghilterra sono al 4, i tassi a breve sono a 0, non può stare così. Assolutamente. Assolutamente sì, stiamo vedendo, anche se il rendimento del decennale italiano, che non è proprio a brevissimo termine, allo 0,8% attualmente. Che numero dobbiamo immaginare, ecco, per guarda, quello è difficilissimo da dire, perché in teoria si potrebbe anche avere una situazione in cui c'è inversione della curva, no? Se i tassi a breve salgono tanto anche per brevi periodi, per cui non lo so, dico che però in generale i bond, le curve dei bond sono prezzate male su tutta la curva. Poi non saprei dirti un numero, perché quello, dico che abbiamo delle dinamiche dei PIL nominali quest'anno all'11%, no? In certi casi 6 più 4 o 5 di inflazione, e dell'anno prossimo, se vogliamo prendere degli anni più normali, intorno al 4-5% nominali, no? 2 di PIL reale, 2 di inflazione, e i tassi sono sempre a zero. Cioè, questa cosa qui non, prima o poi scappa via da qualche parte, o sui salari o sui prezzi o su tutte e due. E dunque volevo solo capire come si trova equilibrio, se, ecco, se ci mettiamo al posto dei banchieri centrali, che si trovano comunque in una situazione molto complessa, nel senso, da una parte inflazione che continua a correre, continua ad essere presente, e questo lo vediamo quasi ogni mese, dall'altra parte una crescita che per il momento rimane sostenuta, però rallenta, e soprattutto la forward guidance indica un rallentamento della crescita, che forse è anche abbastanza normale dopo i rimbalzi che, a cui abbiamo assistito, però sono legati ai cali, legati appunto alla pandemia. Come si trova l'equilibrio tra crescita rallentata e nello stesso tempo inflazione persistente? Ma intanto il tapering credo che finirà più o meno un po' per tutti, ci sarà tapering per tutti, scusa. Cioè, finiranno gli acquisti di bond. Dopodiché, su rialzare i tassi, appunto, ci sono questi target del simmetrici 2% e questa guidance per il rialzo dei tassi che ha dato l'ECB. Lì dipenderà, bisogna essere database, a un certo punto, se continuano a uscire dati di inflazione persistentemente alti o addirittura in crescita, cioè persistentemente alti, cioè sempre oltre il 2%, no? A un certo punto le aspettative di inflazione si adeguano, nel senso che anche quelle vanno oltre il 2, e a quel punto l'ECB, per come ha descritto il processo di rialzo dei tassi, quando l'inflazione è actual e le aspettative di inflazione sono sopra il 2, deve alzare i tassi. L'hanno detto loro, non io. Quindi secondo me questa cosa da sola non va via. E quindi alla tua domanda, cosa fanno i banchieri centrali? Date le cose che hanno detto e le policy che hanno settato, i criteri di policy, no, non faranno niente, ma secondo me è sbagliato. Però non ci troviamo in un contesto di stagflazione? Per ora no, per ora non direi, no. Per ora non direi, anche se le strozzature all'offerta e di tutti quei problemi di catene di produzione di cui abbiamo parlato potrebbero anche finire lì. Va bene, grazie mille Gianluca Codagnone, Managing Director Bestinver, grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione. Grazie mille a te, Alessandro.